Turismo in Albania, boom di italiani in Albania, e pieno di italiani a Sarande, Xamile, compagnia varia, sono arrivati in centinaia di italiani, migliaia di italiani, praticamente è raddoppiato il turismo. Ma questo è logico, è una conseguenza logica che sapevo benissimo che avveniva. Anche perché i segnali io li sto vedendo da un bel po', negli ultimi 3-4 mesi sono partite ad aprile a scrivermi centinaia di persone che volevano andare in Albania. Noto che i video legati all'Albania, in particolare all'Albania Mare, sono comunque negli ultimi mesi quelli comunque più visti. C'è voglia di Albania, c'è voglia di turismo in Albania e compagnia varia. Perché tutti questi italiani sono in Albania? Come mai è cresciuto così fortemente l'arrivo di turisti italiani, ma anche di tanti albanesi che magari sono nati qui o che non ci tornavano da una vita, che erano qui in Italia e sono tornati perché hanno visto i video di Lambrenedetto. È Lambrenedetto che ha lanciato l'Albania, quando dell'Albania non parlava nessuno. 3 anni fa ho lanciato l'Albania. Ho deciso di lanciare l'Albania perché ho deciso, perché ero stufo della disinformazione che veniva fatta dalla televisione italiana. E oggi che il web è più forte di radio e televisione, quando io sono andato in Albania ho iniziato a far vedere l'Albania, nessuno si aspettava una cosa del genere. È venuto fuori un patatrac. Un po' perché gli albanesi che ci sono in Italia erano stufi comunque di essere additati con i soliti stereotipi e non aspettavano altro che magari un italiano andasse là, che aveva comunque tanto seguito come me, per poter far vedere che è un paese che ha delle situazioni paesaggistiche molto belle. Poi in questo video non voglio parlare dei problemi che ha l'Albania, che sono tantissimi, ne ho parlato in altri video, andate a vederli su YouTube e compagnia varia. È chiaro, perché gli albanesi, molti che erano qui, sapevano che c'erano queste situazioni, ma quando parlavano con i loro amici italiani nessuno gli credeva. Gli italiani, fino a quando non andava Lambrenedetto, credevano che in Albania erano lì che ti aspettavano per scannarti. E quindi io ho fatto un grande lavoro, prima di tutto per far vedere che ci andavi tranquillamente e poi per far vedere ovviamente i posti, perché se poi i posti non sono belli la gente non ci andava. E tutti i giornali allora albanesi, la televisione più importante, adesso non mi ricordo i nomi, comunque hanno parlato di me, facendo vedere, è venuto fuori un patatrac ed è stato detto: Lambrenedetto è pagato dal governo albanese per venire qui a far vedere, perché fa vedere che è bello di qui, di là. Io non ho mai avuto contatti con il governo albanese, non ho mai conosciuto un politico albanese, non ho mai preso un centesimo dal governo albanese. Ho ricevuto tanti ringraziamenti da tanti albanesi, poi io con gli albanesi ci discuto, perché se il paese oggi ha veramente tanti problemi, non è un video sui problemi dell'Albania, è anche perché ci sono molti piteci che purtroppo accettano certe situazioni, ma questo è un video dove voglio parlare col cuore, voglio parlare di turismo. E allora, è chiaro che se poi queste cose le faccio vedere io, è un'altra. Se un albanese va da un italiano, andava da un italiano, gli diceva: ma l'Albania è bella, era una parola, quello lì gli rideva in faccia. I miei video sono serviti perché tanti albanesi poi sono andati a far vedere, ma anche tante persone che magari erano sposati con albanesi e magari italiani o italiane che magari non erano neanche mai andati là, oppure tanti che avevano amici sono andati con i miei video a far vedere: cazzo, guarda i video di Lambrenedetto. Tanti albanesi si sono sentiti orgogliosi del loro paese, gli ho dato una forte mano, perché oggi, se arrivano così tanti turisti, il turismo fa crescere il paese. È vero, per l'amor di Dio, cresceranno anche i prezzi, cresceranno un po' di disagio per gli albanesi perché sono arrivati tanti turisti, ma il turismo porta soldi, il turismo porta benessere. A Sarande, Xamil per esempio, che sono i posti dove mi sono più concentrato, a Lambrenedetto i vari albergatori, ristoratori, compagnia varia dovrebbero fargli un monumento, cioè se io metto piede lì mi devono fare un tappeto rosso.
E io l'ho visto in questi mesi, non ho risposto poi a tutti perché mi scrivevano veramente in tanti, ma veramente ho ricevuto centinaia di email sul discorso Albania, voglio andare in Albania e compagnia varia. Poi l'Albania ai tempi non mi sono limitato solo al web, che oggi il web lo sapete benissimo, la forza di penetrazione che ha il web è molto più forte anche di televisione e dei media tradizionali. Allora ho fatto una cosa, diciamo, su tre fronti. Sono anche andato alle radio nazionali, ho chiamato l'amico Mazzoli, Marco, gli ho detto parliamo di Albania, vengo io. Abbiamo fatto una bella diretta di più di mezz'ora parlando di quello che è, visto che finora fino ad allora non si parlava. Sono andato su reti nazionali al nord facendo vedere i miei video, sono andato a Rete 4, ne abbiamo parlato anche lì, sono andato io a parlare di Albania. Perché gli italiani vanno in Albania? Al 90-95% perché hanno visto i video di Lambrenedetto. Lambrenedetto, ti sei montato la testa, non sei umile. A me non mi interessa niente, è semplicemente un dato oggettivo, non voglio prendermi dei meriti, però è un dato di fatto che quando passo io in certe situazioni sistemano. E comunque non solo l'Albania, perché ai tempi ho lanciato forte anche il discorso, diciamo, Canarie, che era poco conosciuto, in particolare per un turismo, anche per starci là, per trovare lavoro. L'ho fatto anche in altre situazioni, E quello che ha avuto più eco è stato l'Albania, per un discorso anche di vicinanza, che comunque è compagnia varia. Che cosa c'era fino ad allora sull'Albania in Italia? Prima di Lambrenedetto, cosa c'era? Sull'Albania non c'era niente. Niente. Sul tubo giravano dei video vecchissimi di situazioni che non esistevano più da anni. In televisione non avevano mai, ma proprio non gliene fotteva assolutamente nulla. Non avevano mai proprio neanche accennato. E l'unica volta che parlavano di Albania o di albanesi era per buttare merda, per dire quello che è successo. Anche a Napoli ho fatto dei buoni video ultimamente e molti mi scrivono anche che stanno andando a Napoli, visitare Napoli, compagnia varia, perché a Napoli ho fatto vedere che comunque si va tranquillamente. Molti mi hanno scritto che oggi la visitano ed erano convinti che anche lì erano lì, che appena scendevi ti rubavano l'orologio e compagnia varia. Gli italiani non sono andati in Albania perché è tornato l'amico e anni fa gli ha detto, o perché hanno fatto qualche articolino su qualche quotidiano online dicendo sì l'Albania, ma no, sono andati e ci sono andati grazie a Lambrenedetto, ok? Il 95% che sono là hanno visto i miei video, si sono convinti, hanno capito che è un buon posto, tranquillo, e sono andati là. Molti mi dicono Lambrenedetto, però tu adesso hai fatto questo, perché non l'hai fatto per noi, per l'Italia, per il Sud e compagnia varia. Allora, a parte che io dei video li ho fatti, in Puglia ci sono, se scrivete, ci sono 3-4 situazioni che ho fatto vedere. E lo stesso vale per la campagna, dove tornerò, voglio andare anche nella Terra dei Fuochi, dovrei andarci lì se ho un attimo di tempo, ma cercherò di far vedere anche qualcosa ancora per dare una mano. Lambrenedetto è sempre disponibile a dare una mano al Sud Italia. Ho visto che uno scriveva, no, ma abbiamo avuto buoni turisti nell'isola. Sì. Il Sud Italia può vivere solo di turismo, come l'Albania. E il turismo lo possono avere a 360 gradi. Voi pensate quanto seguito io ho in Ticino, sono il più seguito, quanti potrebbero anche svizzeri poter andare in certe situazioni del Sud Italia. Non sono mai stato contattato dal Ministero del Turismo italiano per cercare di dare una mano, ma non solo al Sud Italia, ma anche al nord, al centro, il mio lago o altre situazioni in giro per l'Italia, magari meno conosciute, dove magari si soffre un po' di più, dove magari il turismo c'è solo quel mese e mezzo e poi tanti bei posti non sono conosciuti. Ministero del Turismo non ho mai chiamato, è cambiato il governo, c'è anche il Ministero del Sud, io sono sempre a disposizione. Molti esponenti
che sono dentro lì sanno benissimo come potermi contattare. Io resto sempre a disposizione, resto a disposizione delle province, resto a disposizione della regione Campania, della regione Puglia, della regione Sicilia, della regione Sardegna, della regione Toscana, Lazio. Sono a disposizione per darvi una mano, sono sempre a disposizione, in particolare per il Sud Italia. Sono sempre a disposizione, Ambrenetto è sempre a disposizione. Nessuno si è mai fatto vivo, vedete, devo essere io che chiamo lì, no scusa, sono loro. Probabilmente non si sono ancora resi conto della forza che oggi ha il web. E magari non si sono resi conto neanche tanti albergatori, non si sono reso conto i grandi tour operator, che uno come l'Ambrenetto dovrebbero fare la fila in ginocchio per dirgli: Lambre, vieni a darci una mano, aiutaci, guarda da questa situazione. E quindi io rimango a disposizione per il Sud. Finisco ancora con il discorso dell'Albania. In Albania ci tornerò e vorrò fare la zona di montagna, che per esempio non è conosciuta molto, e quindi la gente si concentra oggi, tutti quelli che mi scrivono, anche perché ho fatto vedere quello, al 99,9% vanno solo in quel posto. Quindi tornerò e andrò anche in altre situazioni in Europa poco conosciute e che vorrò farvi vedere. E io ho mille cazzi, ho mille problemi, e ho il mio lavoretto, cerco con il poco che ho di potermi muovere, qualcuno mi dà una mano, dormo negli ostelli, prendo i voli low cost, cerco di fare informazione al di là di tutto il degrado. Lo ripeto, io resto sempre a disposizione, appena posso cerco di dare, verrò al Sud con un volo da 30 euro a Napoli, dormendo in un ostello, però ancora a far vedere qualche situazione, cercare di dare una mano, non solo a Napoli, ma voglio andare anche nella zona di Caserta. E io sono sempre a disposizione. Ho mille cazzi, ho mille problemi, veramente ormai vivo la giornata, vivo. Mando un saluto a tutta la gente albanese, mando un saluto a tutta la gente del Sud Italia e niente, ho visto anche uno scritto di un ragazzo siciliano che scriveva: però Lambre, abbiamo avuto un boom di turismo. Ragazzi, in Sicilia mi arrivano brutte cose, ragazzi che lavorano per 5, 6, 700 euro al mese in nero per mare di ore, ci sono delle situazioni che non vanno bene. Ok, vorrei affrontare anche queste situazioni. Ciao a tutti ragazzi, da Lambrenetto.